cosa servono le tasse? A cosa le stanno utilizzando? L'ha detto Mario Monti, un intervistato, e dice: con le tasse in Italia stiamo distruggendo la domanda interna. Partiamo dalla definizione di economia. Che cos'è l'economia? È lo studio delle risorse e delle scelte allocative delle risorse di un determinato paese, di una determinata comunità. L'economia dell'Italia si basa sulle risorse presenti in Italia e su come vengono utilizzate. L'economia si divide nella macroeconomia e nella microeconomia. La macroeconomia studia il complesso di queste risorse, la microeconomia studia i comportamenti e le risorse, le scelte di utilizzo dei singoli operatori economici. Le scelte economiche sono scelte politiche, cioè è la politica che decide come utilizzare queste risorse, la politica intesa come governo, che può essere più o meno democratico, quali risorse utilizzare, quali risorse privilegiare e dove destinarle, a che scopi destinarle, a degli ospedali piuttosto che alla ricchezza del sistema bancario. Ecco, l'esempio pratico ce l'ha detto Mario Monti in questo momento. Le tasse in Italia stanno venendo utilizzate per distruggere la domanda interna, cioè in soldoni impoverire gli italiani, per favorire la bilancia commerciale del paese, cioè per evitare uno sbilancio tra importazioni e esportazioni, lui sta impoverendo gli italiani. Questa è la sua scelta politica, la scelta che gli italiani hanno fatto nel 2012. Brevemente, quali sono le risorse? Allora, per i privati le risorse sono sicuramente il denaro, nel senso che i privati misurano le loro risorse, le loro capacità con il denaro, anche se il denaro non è una risorsa. Non lo è sicuramente per il pubblico, e per il privato lo è in maniera mediata, perché il denaro è lo strumento per scambiarsi le risorse, per far andare le risorse da una parte ad un'altra. E le risorse che cosa sono? Sono le materie prime, sono i processi produttivi, le competenze produttive, le conoscenze, il lavoro. Il lavoro delle persone è forse la risorsa principale. Banalmente, per spiegare questa cosa, il denaro non lo mangiate, ma ci comprate il cibo. Come ci si è arrivato a questa situazione di oggi? Possiamo cominciare questa storia dalla fine degli anni 70, 79 precisamente, fanno lo SME, Sistema Monetario Europeo, che a tutti gli effetti è l'euro che abbiamo oggi. All'epoca era SME non credibile perché le varie valute potevano fluttuare. All'interno dello SME, che è una dottrina liberista, si afferma il principio che ci deve essere una banca centrale indipendente. Allora, abbiamo detto che il denaro non è una risorsa, il denaro è uno strumento per misurare le risorse. Da dove viene il denaro? Viene dall'ente emittente. E chi è l'ente emittente? L'ente emittente è la banca centrale, nel caso italiano era la Banca d'Italia. Banca d'Italia era un istituto di diritto pubblico, era un ente pubblico, era posseduta da un gruppo di banche pubbliche, di proprietà pubbliche del Tesoro, e aveva l'obbligo di finanziare il Tesoro stesso, cioè Tesoro aveva bisogno di soldi, non l'aveva in cassa, non poteva reperirlo, lo chiedeva in prestito a se stesso, cioè alla propria banca centrale, che lo emetteva e glielo prestava e segnava un credito a suo favore, che era un credito in realtà nullo perché, essendo di proprietà del Tesoro, la partita si equivaleva, andava via. Nell'81, con una lettera, con uno scambio di lettere, Guido Carli era direttore della Banca d'Italia e Beniamino Andreatti era ministro del Tesoro, per l'appunto, decidono che questo sistema deve finire, non deve più esistere. Questa scelta, che obiettivamente lo scambio di lettere tra governatore della Banca Centrale e ministro del Tesoro non è una fonte normativa nel nostro ordinamento, viene poi recepita in legge e nasce il debito pubblico italiano, perché questa scelta viene fatta nell'81. Da lì in poi lo Stato continuerà a fare spesa pubblica, che è il sistema attraverso cui lo Stato immette il denaro nell'economia perché i privati possano utilizzarlo, ma lo dovrà fare a debito,
che non è più deficit sovrano, ma è un debito contratto con il mercato a tassi di interesse che lo Stato non può più controllare. Questi tassi di interesse, che poi per l'Italia sono più alti che nel resto dei paesi europei, perché l'Italia aveva un'inflazione più alta, porta il debito pubblico in quei meno di 10 anni a raddoppiare. Si passa dal 50% del rapporto sul PIL che avevamo nell'81 al 100% del 1990. Non c'entra nulla la corruzione della Prima Repubblica, non possono essere fenomeni corruttivi che generano indebitamenti così, così grossi. Dopo questi 10 anni i passi per arrivare alla situazione attuale vanno molto più veloci. Nel 92 ci fu una crisi economica paragonabile a quella di oggi, il governo tenta di difendere il cambio fisso, quindi l'euro all'epoca si chiamava SME, e dà avvio a manovre fiscali lacrime e sangue, alle privatizzazioni, viene privatizzato il patrimonio industriale italiano e nel 93 viene firmato il trattato di Maastricht che darà l'avvio all'euro, che da lì a poco, dopo appunto un breve periodo diciamo felice in cui l'economia italiana ha respirato proprio per avere rotto il cambio fisso con gli altri paesi, a tappe forzate si rientra nell'euro. Nel 2002 l'euro arriva fisicamente nelle nostre tasche, nel 2008 c'è la crisi internazionale, nel 2011 c'è la crisi tra virgolette di debito sovrano, ma come ci hanno spiegato non è di debito sovrano, viene approvato questo ulteriore trattato, il Fiscal Compact, che in Italia viene addirittura recepito nella Costituzione, ciliegina sulla torta. Un anno dopo, nel 2013, Natale del 2013, viene modificato il regolamento della Banca d'Italia, per cui questa banca, che non è più in mano pubblica ma in mano privata per effetto delle privatizzazioni degli anni 90, dove si erano state vendute quelle banche che possedevano la banca centrale, viene modificato il sistema di quote, per cui viene fatto un ulteriore favore ai privati che adesso detengono il potere di emettere il denaro al posto dello Stato. Questa veloce carrellata per dirvi che il denaro viene stampato da un ente emittente che non è più sovrano, non è più in mano alla collettività. In tutto ciò come si mettono le tasse? Come vi ripeto, le tasse sono uno strumento per fare politica economica. Non servono, non dovrebbero servire a finanziare la spesa pubblica, mentre invece oggi vengono utilizzate come principale strumento per finanziare la spesa pubblica, che invece prima sapevamo essere, quando lo Stato italiano era sovrano, aveva appunto gli strumenti finanziari propri. Adesso deve ricorrere alle tasse come strumento di finanziamento della spesa pubblica, ma in realtà le tasse servono e hanno un effetto, e hanno l'effetto di spostare la ricchezza da una parte ad un'altra e di controllare l'inflazione e la deflazione. In questo momento, per effetto della politica fiscale in atto, cioè che quella di distruggere la domanda interna e quindi impoverire gli italiani, stanno spostando la ricchezza dal basso verso l'alto. E concretamente come avviene a questo? Perché la politica fiscale in questo momento, invece di favorire l'inflazione, che viene osteggiata dai media, con espressioni terroristiche come, insomma, senti parlare, questo è capitato a me tante volte, di sentir parlare di se usciamo dall'euro ci mangeranno le cavallette sostanzialmente, cioè ci sarà l'inflazione, la svalutazione della lira, cioè non potremmo più andare a permetterci un caffè a Parigi praticamente, non saremo rovinati se usciamo dall'euro, proprio perché viene demonizzata l'inflazione che invece è un effetto benefico, e quindi le tasse stanno facendo deflazione, cioè fanno scendere i prezzi, facendo scendere i prezzi però chi arricchiscono, non chi ha i beni reali in mano, quindi chi ha comprato la casa col lavoro di una vita, un giovane che cerca lavoro e deve vendere la sua prestazione lavorativa, chi va a avvantaggiare la deflazione, a chi queste cose le può comprare, cioè a chi ha il denaro da parte, che si trova con i prezzi che scendono ad avere molto più denaro in mano, sempre di più, per effetto del prezzo che scende. Quindi col denaro che ha può da un giorno all'altro comprare sempre più beni. Quindi
la politica sta usando le tasse in questa maniera qua, contrariamente a quello che dovrebbe fare per Costituzione, che invece è l'aiutare i più poveri e non lasciare che nessuno rimanga indietro. E poi nella nostra Costituzione ci sono una complessa serie di diritti economico-sociali per cui lo Stato deve fare impresa, deve comunque avvantaggiare, deve comunque far crescere il sistema produttivo, cioè comunque Luciano Varacaraccio la chiama la Costituzione pluriclasse, perché? Perché tutela tutte le classi sociali. Accanto a questo sistema di perdita di sovranità in campo finanziario, che ha portato alle tasse ad essere l'unico strumento per il governo per poter fare politica economica, vi è stato anche la modificazione del sistema fiscale negli anni, perché con l'entrata in vigore della Costituzione si afferma articolo 53 il principio di progressività della contribuzione fiscale, cioè le tasse vanno pagate in base alla propria capacità contributiva, il che significa aliquote progressive. Il sistema progressivo fa sì che all'aumentare del reddito la quota di imposizione fiscale non cresce in maniera proporzionale, ma cresce in maniera progressiva, cioè si paga in percentuale di più sulle parti di reddito alte. Il reddito viene diviso in scaglioni, fino a un certo scaglione non si pagano tasse, sullo scaglione successivo si paga una tassa, sullo scaglione successivo ancora questa tassa va ad aumentare in percentuale, così via. Vi era un sistema molto ampio di aliquote che salivano molto, e non vi erano per contro imposte indirette che invece colpiscono in maniera fissa o in maniera comunque proporzionale, e che comunque quindi vanno ad incidere di più sui redditi bassi rispetto ai redditi alti. Esempio di imposta indiretta a misura fissa è la tassa di registro, poi anche una tassa proporzionale, dipende dal tipo di tributo. L'imposta indiretta più odiosa è l'IVA, che viene introdotta negli anni 70 proprio in recepimento di direttive europee che vengono dalla loro comunità europea, per cui viene istituita questa tassa che, per inteso, oggi va a finanziare quasi tutto il gettito IVA, va a finanziare l'Unione Europea. Dell'IVA che paghiamo non rimane quasi nulla in Italia, tant'è vero che nei diktat europei c'è sempre aumentate l'IVA. Perché calando il PIL in Italia per effetto delle misure di austerity arrivano meno soldi a Bruxelles, e giustamente dice: no, fatecene arrivare la stessa quantità di prima, quindi aumentate l'IVA. È una tassa odiosa perché colpisce di più i poveri che i ricchi. Il povero e il ricco mangiano la stessa quantità di pane all'anno, però su quella stessa quantità di pane pagano una tassa identica, se non che al ricco rimane molto più reddito per fare risparmio, per fare spesa in attività, diciamo, secondarie o terziarie. Il povero invece si consuma tutto il reddito per mangiare il pane e pagarci la relativa tassa. Questo sistema fiscale ci si è arrivato sugli anni, dagli anni 70 in poi, cioè appunto sino ad oggi c'è stato un continuo spostamento delle tasse dal reddito, quindi dal principio di capacità contributiva, a imposte fisse indirette che vanno a picchiare indiscriminatamente sui contribuenti. Le soluzioni a me sembrano ovvie, e sono eliminare tutto ciò, eliminare tutte queste imposizioni e ritornare a un sistema dove lo Stato può di nuovo fare le scelte economiche che gli competono, e può di nuovo decidere di finanziare un ospedale piuttosto che una strada, piuttosto che, non so, in sicurezza o nei cinema e nella cultura. Insomma, se avremo insomma, i fricchettoni al governo, faremo tanti cinema, tante cose d'essè, se avremo invece, una società più timorosa, più paurosa, finanzieremo le forze di polizia, compreremo le auto nuove. Spesa pubblica in Italia, dove ci si guarda attorno, ce n'è da fare. Ovviamente riacquistare questa sovranità non è possibile all'interno del sistema. Mi sembra ovvio che l'Unione Europea non sia compatibile con uno Stato democratico e sovrano. Uscire sia dall'euro ma anche dall'Unione Europea.
perché comunque tutto ciò è arrivato prima dell'euro, l'euro è solo la consacrazione e la parte finale.